Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi, bentornati in questo nostro spazio di riflessione e condivisione. Allora quest'oggi, non sapendo bene quale argomento trattare, visto il livello veramente da film osceno, inguardabile, eh, che ci viene offerto da, da TV, giornali, intellettuali, eh, cioè, ogni tanto mi sento veramente un alieno in un mondo di alienati. E, e allora l'alieno ogni tanto dice: Ma io che lingua parlo? Cioè, allora io lo so che con i miei frati e le mie sorelle, qua ci capiamo abbastanza. Ovviamente con chi, chi più chi meno, però è che a volte ho la pretesa di riuscire a parlare e provare a, a, a farmi capire e anche a capire non solo io che mi faccio capire, desidero anche capire i contenuti degli altri e ho la pretesa di eh, appunto intercettare quel pubblico più vasto che a mio avviso ragiona molto all'interno dei contenuti che ci vengono offerti perché è chiaro che c'è eh, una, una traccia sapete quando eravamo alle alle elementari che ci insegnavano la traccia del tema è chiaro che c'è proprio la traccia del tema che ci viene dato eh, eleme da, da, da elementari e così fatalità <ride> ho qui a fianco un libro è un caso eh, cioè non, non l'ho pensato ce l'avevo qui la classe fa la ola mentre spiego ecco ci sono riportati in questo libro eh, dei sono riportate delle note che gli insegnanti hanno dato uh, sul registro. Non so, ve ne leggo un paio. Eh, A. Ah, mettono i nomi puntati. Pensate alla privacy, come era una volta la privacy? Perché. Ah, vabbè, ciao, finta Andrea. Andrea tenta di sottrarsi all'interrogazione di matematica simulando dapprima allucinazioni e poi autismo. C'è la traccia del tema. Giusto, ci hanno insegnato, stai dentro la traccia, segui la traccia, ti ho dato l'oggetto del tema, scrivi quello che ti ho detto, bene. E poi i ragazzi si inventano queste cose, no? E... Non accetto la giustificazione di Fabio per i, sei, per, i eh, per i giorni 6 e 7 febbraio perché ancora una volta è fantasiosa al limite dell'insolenza. Questa è la nota della maestra, ve boh, ne leggo altre. Luca afferma di non poter sostenere l'interrogazione di filosofia su Nietzsche perché non in possesso della sua piuma fortunata. L'alunno Sandro non rientra in classe dal bagno per motivi di oroscopo sfavorevole. Mi ricordo un po', sapete, eh, gli articoloni dei giornali nostri, Bassetti profetizza. Adesso abbiamo addirittura il generale X ha profetizzato come andrà in Russia. Ci sembrano un po' le puzzole. Che... Ne, ve ne leggo un altro po'. Lo studente Davide giustifica le assenze dei giorni 15, 16, 17, 18 aprile dicendo di aver avuto una gravidanza isterica. Richiedo la sospensione dello studente e convoco i genitori. Lo studente Davide maschio, ha avuto una gravidanza isterica l'alunno Roberto dopo l'ennesima entrata posticipata si giustifica dicendo che doveva superare il record dei 100 ritardi annuali queste cose dette dai ragazzi sono meravigliose, cioè veramente sfottono in maniera sublime l'insegnante vuoi star nella traccia del tema, io ci sto anche un giorno due giorni, poi inizio così L'alunno eh, Federico rifiuta di sedersi dichiarandosi affetto da emorroidi. Riccardo chiede di uscire dalla classe perché il discorso dell'insegnante. Eh, no. Um, Renata chiede di uscire dalla classe perché il discorso dell'insegnante non la interessa. <ride> eh, que questa, questa la posso, posso dirla io? Cioè, io vorrei uscire da questa classe. Da, 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 da questa informazione, da questa cultura, perché non mi interessa. Non mi interessa. Allora, c'è la traccia del tema, ragazzi. C'è cioè questa traccia. Tu devi stare dentro la traccia del tema. Ad esempio, Paolo Mieli ci dice: La libertà vale più delle bollette. Cioè, il sistema economico Italia è al collasso. Eh, ma la, la libertà vale molto di più del vostro lavoro, le bollette, le fabbriche che chiudono, però una settimana fa, come viene riportato qui, adesso non so bene da chi, due settimane fa però la libertà valeva meno della salute, forse non gli è chiaro che quando ti fallisce l'azienda non hai più il lavoro, un po' la salute se ne va anche in malora, quella mentale a volte è molto più importante di un po' di Covid. E la traccia del tema è questa, cioè, non puoi dire che è chiaro che ci sono degli interessi giganti che hanno eh, voluto in ogni modo questa guerra, hanno in un certo senso provocato la Russia in ogni modo affinché scatenasse questa guerra. Eh, non, neanche, non lo puoi dire, queste parole qua bastano per essere tacciato per filo russo, filo non lo so, Lenin, Stalin eh, a, a volte anche un po' xenofobo, fascista, eh, nazista, terra cioè, ragazzi, ho letto delle cose. Elon Musk, Elon Muskio come l'ho sempre chiamato. Aspettate che la trovo. Eh. Elon Musk eh, su Imola oggi pubblicata questa eh, sfida Putin. Combatti con me a mani nude, con la presente eh, probabilmente è un post su Twitter. Perché siamo arrivati a questi livelli. La gente muore in Ucraina. Qua non mangiamo. Le bollette sono andate alle stelle. Questi sacchi di miliardari. Di miliardari, di miliardari. Giocano le pue, dicono. Con la presente sfido Vladimir Putin in, in un combattimento. In palio c'è l'Ucraina. Il miliardario americano Elon Musk lancia la sua provocazione. Io ti metterei davanti il campione di MMA attuale e farti spaccare la faccia, capite? Allora ho sentito questi moti interni ho detto: Di cosa potrei parlarvi quest'oggi? Perché hanno giustiziato. 81 giovani decapitati in Arabia Saudita. Quell'Arabia Saudita dove i nostri politicanti sono andati più volte a fare conferenze. Quell'Arabia Saudita a cui Donald Trump ha venduto armi a tutto spiano. Però l'Ucraina, ragazzi, vale più di ogni cosa. La libertà lì... Ed è tutto chiaro, tutto perfetto come ci dicono i giornali. Non pensate, non fate un pensiero divergente. Non guardate che quando... Ammazzavano centinaia di migliaia di bambini in Iraq. Gliene, anzi, eh, ci chiedevano di praticamente, non dico manifestare a favore perché la manifestazione proprio a favore di una guerra non è bella, eh, solo anche ipocriti fa proprio schifo. Ci chiedevano di appoggiarla in ogni modo perché c'era un vile dittatore. Pieno di armi di distruzione di massa, totale più di 500.000 bambini morti solo con gli embarghi, si calcano dall'1 ai 2 milioni e passa di morti fra la popolazione civile, incalcolabile il numero dei morti. Eh, ripeto, Damasco, Damasco, la capitale della Siria, in quella guerra iniziata con i droni, con le infiltrazioni di jihadisti, eccetera, dal premio Nobel per la pace Obama, l'avete vista? Damasco volete andare su. Andiamo a fare un giro su, su internet: non è che serve Mieli che ci mostra le immagini, perché non ce le mostrerà mai. Rasa al suolo: non c'è più un palazzo in piedi. Non c'è un palazzo in piedi. Io non ho visto una bandiera siriana. Non ho visto una bandiera siriana. Allora fanno le battutine, loro finiscono sui giornali. Sfido Putin in un combattimento a mani nude. In palio c'è cioè l'Ucraina. Nel frattempo. I nostri vanno in Arabia Saudita, un paese molto democratico che ha fatto a pezzi eh, Jamal Khashoggi. Però dato che è utile in quel luogo l'Arabia Saudita per vari motivi geopolitici, non se ne è parlato. Hanno smembrato un giornalista, ma noi fuori dalle finestre abbiamo i cartelli con scritto eh, Patrick Zachi libero. Ora, ancora ci sono. Ci sono ancora i cartelli Patrick Zachi libero. Ecco, eh, 81 giovani decapitati in Arabia Saudita. Cioè, non possiamo continuare a manifestare e pensare quel che ci ricordi. Se no, torno a leggervi qui un cacchio, non lo so. L'alunno eh, Silvio, con una tecnica del tutto particolare, fa esplodere il cestino della carta. Nota sul registro. In questo libro è La classe fa la ola. Mentre spiego le note disciplinari più pazze d'Italia, allora ho aperto a caso una pagina di questo bellissimo testo, cioè un testo di immagini. Lo conoscete? Eh, si trovavano sempre all'ingresso delle librerie. Questi tomi c'è un aforisma riportato e un'immagine riportata a fianco per ogni giorno dell'anno. Ho aperto a caso. Eh, e mi è uscito il 14 marzo, dai, ci siamo, abbiamo scavallato di un attimo. E mi stavo chiedendo di cosa vi parlo. Cioè, in un mondo del genere, di cosa vi parlo? Krishnamurti mi ha risposto, mi è uscito Krishnamurti. Dice, adesso divento... Cioè, anche prima ero serio, però non so più come essere serio. Considerando quel che leggo, si può prendere seriamente tutto ciò. Lo puoi prendere disperatamente, lo puoi prendere... Krishnamurti scrive, disse: Stiamo tentando di capire la violenza come fatto reale. Vogliamo capire la violenza come fatto reale. Com'è che 81 giovani decapitati, 500.000 bambini morti in Iraq, 2 milioni di morti in Iraq? Si parla probabilmente di 4 milioni tra Afghanistan, Siria, Iraq, Libia. Com'è che c'è la tratta degli esseri umani in Libia e siamo stati noi a bombardare la Libia, ma poi è diventata una cosa drammatica? Allora Krishnamurti dice: Vogliamo capire la violenza come fatto reale, non come idee mieli. Non come idee. La libertà è più importante delle bollette, idea radical chic di oggi. E ieri però eh, la salute è fondamentale, chiusi dietro tutti i bambini. Con le mascherine, non si tolgono più le mascherine, ragazzi. Qua nella mia città, non so da voi se da me stanno peggio di altre città, fuori, sono tutti con le mascherine. Sotto i 18-20 anni, sono tutti con le mascherine. È eh, perché la salute è importante, cioè ormai l'hanno han, detto tutti i più grandi esperti del mondo. Non servono a niente, è come cercare di fermare un moscerino con la rete del recinto di casa vostra, non so che rete avete, cioè, la zanzariera usate qui, però dopo due anni di continuo... Allora, il fatto reale, i fatti, la realtà, do, do, dove stanno? Lui ci chiede, di... proviamo a capire la violenza reale, non come idea. Come un fatto reale esistente nell'essere umano. E qua dice: e l'essere umano sono io. Allora io mi vedo qua la traccia del tema, la propaganda, la subcultura di massa. Che cacchio ha detto Krishnamurti? Cosa vuol dire l'essere umano sono io? Sta parlando della violenza e parla di me, ma io metto fuori le bandiere della pace? E io mi, mi, mi giro la bandierina dell'Ucraina, io sono contro la guerra, anche se il mio presidente ha detto che manda armi letali. Ma è giusto però, perché noi siamo per la pace e stiamo manifestando per la pace. Noi siamo giusti, hanno detto che Putin è malato, probabilmente al tumore è andato fuori di testa. E eh certo, tutto il Parlamento, la Duma, il Lavro tutti fuori di testa insieme a Putin perché il tumore è, è, è contagioso, è come il virus, giusto? No, noi siamo sempre per la pace, Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa, Gheddafi una mattina si è svegliato e è diventato un criminale, eh, sapete. Però in Arabia Saudita è tutta brava gente, decapitano ragazzi come se non ci fosse un domani perché hanno deciso che sono terroristi, smembrano giornalisti che cercano i fatti, ma è brava gente, noi andiamo a vendergli le armi perché noi stiamo con la brava gente. allora Krishnamurti Murti dice, l'essere umano sono io. Cosa vuol dire? Ti sta dicendo che la violenza è dentro di noi, io la sento. Pensate che io non lo so se la sentite, siamo onesti. Io non metto fuori le bandiere per la pace. Io sento la violenza dentro di me, tutto ciò mi fa venire il vomito e mi viene rabbia e a volte ho, sento anche l'energia della violenza. Cioè io certi articoli li vedo e mi verrebbe da spaccargli la testa a queste persone. Ne sono consapevole. Allora cosa ci suggerisce? Devo essere in uno stato mentale che richiede di vedere la cosa proprio sino alla fine e che non si ferma prima dicendo di non voler più andare avanti. Ci parla anche come una maestra delle elementari. Cioè io lo dico a quelli che sono lì tutti... Cuore lacrime, <ride> la pace facciamo. La capiamo, sta frase. Siamo alle elementari. Devo essere in uno stato mentale che richiede di vedere la cosa proprio sino alla fine. Vuoi dirtela tutta sino alla fine? Ti vuoi osservare sino alla fine? Vuoi vedere che appoggi la violenza quando ti fa comodo? Quando ti raccontano che sei al sicuro. Non ti interessa capire. La appoggi. Quando ti dicono che qualcuno può mh, pro procurarti danno, inizi. Ad arrabbiarti? Come sta accadendo a me? Io ho una mia idea di chi mi sta procurando danno. Faccio solo una sottolineatura. Io ho la pretesa di ritenere che almeno la mia idea l'ho generata da me. E credo che invece milioni di persone si stiano facendo dire verso chi scaricare la loro violenza. E comunque, faccio un piccolo passaggio sperando che venga capito, non mi sento superiore. Non cambia, sempre violenza si genera. Forse la cosa veramente che fa differenza è che io sono consapevole della presenza della rabbia, della violenza dentro di me. E non metto bandiere cazzate fuori, non dico. Mi, mi vedete con la bandiera pro Putin? No, pro Ucraina? No, I, voi che ci, tra frati e sorelline, ci intendiamo. Avete messo cazzate fuori dalle finestre? Spero di no. Qualcuno di voi c'ha ancora fuori? Andrà tutto bene? O l'avete sostituito con quello che suggerivo: Andremo tutti a pedali. Andrà tutto a pedali. Forse più, 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 più simpatica almeno, perché so che sono tutte fregnacce, bugie, bugie di persone che si fanno manipolare e che sono abitate dalla violenza, che non vogliono vedere in loro. Quindi Krishnamurti ci dice, devo andare sino alla fine nell'osservarmi e vedere che mi possono accendere e spegnere in qualunque momento, mi fanno divenire violento, mi danno il lecca-lecca, non sono più violento, mi alzano la benzina, gli spaccherai la testa. Mi abbassano la benzina, mi rassereno. Mi danno il premio, sono bravo. Non mi danno il premio, sono cattivo. È la traccia del tema all'elementare. Dai, rispondi a quello che è stato detto. Rispondi a quel che ti è stato chiesto, l'oggetto del tema. Dai, scrivi dentro l'oggetto del tema. La classe innervosisce la docente con comportamento arrogante e ostruzionistico. La classe innervosisce la docente. Tu, docente, come mai hai una classe che ha un atteggiamento del genere? Sembra il nostro governo. Capite che le origini dell'idiozia sono. Allora, Krishnamurti dice: dovete guardarvi. Allora, quando vedo che questo sistema genera violenza, nelle persone che si fanno proprio come i tori, gli mettono il rosso davanti, vai, colpisci. E siamo al paradosso che colpiscono con la bandiera della pace. Perché stiamo alimentando una guerra. Con queste manifestazioni, con questo appoggiare, alimentiamo una guerra là. E affossiamo la nostra economia qua, con un Mieli che ci dice, e compagnia bella, la traccia del tema loro è la libertà vale più delle bollette, vale più dell'economia, vale più della stabilità del vostro paese. La libertà degli ucraini, degli ucraini, come piace dire adesso, perché la libertà dei libici ce ne fregava niente, la libertà degli iracheni, la libertà dei... Degli afghani mollati lì, poi avete aerei che partivano americani con gente attaccata, cioè, ma non vediamo nemmeno queste contraddizioni. Allora, la violenza ci viene eh, cioè, perché ad alcuni si può proprio eh, instradare la violenza. Adesso odia questi, ama quelli. Ama gli americani quando bombardano gli iracheni, odia gli iracheni perché hanno le armi di distruzione di massa. No, non le hanno le armi di distruzione di massa, cazzo abbia sbagliato, non amare e non odiare, fa finta che non esista. Allora, ad alcuni la violenza gliela, proprio, gliela dirigi, cioè, è, è pilotata, è come un drone. Ad altri emerge autonomamente vedendo le nefandezze del mondo. Alla fin fine è però sempre violenza M, me ne rendo conto. Me ne rendo conto, questo mi ha aiutato a capire il pensiero di Murti di Gesù. E ci sto facendo i conti. Probabilmente, se ci fosse Gesù qui di fronte a voi e non il sottoscritto, riuscirebbe a dirvi: ama i tuoi nemici, perdonali perché non sanno ciò che fanno. Ma lui era già andato oltre questa violenza e questa rabbia che io provo. Lui era unito. Alla sorgente della vita, a Dio. Io sto cercando di camminare assieme a voi verso la sorgente più pura della vita, ma so che e ce ne sono qui di impurità, che devo vedere, ecco cosa ha detto Krishnamurti. Osservati sino in fondo, guarda. Devo essere in uno stato mentale che richiede di vedere la cosa proprio sino alla fine. Vuol dire che. Che stato mentale è quello? Di silenzio. Il silenzio vede la caoticità della violenza e della rabbia. E si accorge che non funzionerebbe in ogni caso. Mi sta logorando. Questo schifo mi sta logorando. La rabbia che mi si genera dentro. Mi rendo conto che mi logora e mi rende più reattivo verso persone che già sono ben lobotomizzate con la bandierina e sono pronte ad aggredirti. Se provi a dire: Guarda, che quella è una guerra che è fomentata da dei poteri che non hanno nessun interesse per te, popolazione né ucraina né russa né europea né italiana, fermatevi. Ok, allora. Devo avere uno stato mentale sufficientemente arretrato. Mi devo spostare un attimo, mi devo raccogliere. Ecco la preghiera e con la meditazione medio mitere, andare verso il centro e allora osservo. O oh, meditazione da mederi, mi prendo cura di me e per prendermi cura devo vedere il sintomo, la violenza, devo vederlo il medico, osserva i medici quelli seri rimasti. Osserva, distaccato, non manipolato, privo di interessi, non impaurito, non soggiogato. Osserva, se osservi, cosa succede? Che diventi onesto. Sei onesto, perché non sei mosso da spinte? La paura ci rende disonesti, la violenza ci rende disonesti, che è un effetto della paura. Allora arretri un po' e vedi la paura e vedi la violenza. Non è che spariscono, ma le vedi. Allora sei onesto e qua c'è il finale. Ora dovrebbe risultarmi ovvio che sono un essere umano violento. Punto. Chiude così. Perché chiude così? Perché ho preso consapevolezza, mi risulta che sono violento. Nel momento in cui lo comprendo, in maniera lucida, limpida, onesta, la smetto di essere ipocrita, di nasconderla e agirla, smetto di cavalcarla, prendo paura, ma non delle cose che mi raccontano, non mi faccio manipolare dalle paure, finalmente ho paura di me stesso. Per una volta non ho paura che qualcosa rovini me stesso, non ho paura che qualcosa possa rompere le uova nel mio paniere, cioè i miei interessi, i miei scopi, e pertanto sono sempre pronto a, a, a credere a qualunque balla o ad aggredire affinché eh, il mio interesse, i miei affari non vengano rovinati. Quella è la paura che genera l'odio, la rabbia. E quindi è una paura che ci porta ad aggredire. Se tu guardi te stesso e scopri che appunto esiste questo egoismo, che poi eh, nascondiamo, che eh, mistifichiamo, edulcoriamo, se guardi lucido, scopri che sei un essere umano violento. E per una volta hai paura di te stesso e quando inizi ad avere paura di, di quel te stesso ne prendi sempre più le distanze e lo lasci svanire e rimani più quieto più capace anche di non essere comandato dalla violenza ecco magari inizia un po' di tristezza, depressione perché comunque là fuori vedi che stanno male sono in balia di loro stessi, delle bugie che vengono raccontate. Sono sonnambuli, sono sotto ipnosi, si mentono, agiscono violenza raccontandosi che fanno la pace, ma non solo gli stati, le intelligence che ci hanno raccontato la guerra per la pace. Noi, i singoli, tanti singoli, Spero nel mio libricino di averla spiegata veramente bene questa cosa. Come in realtà l'effetto macro sia unicamente il prodotto di tanti micro. E allora ritorniamo alla traccia del tema. Gli alunni Francesco e Teodoro alle ore 10:25 escono dall'armadio. L'alunno Stefano rientra dalla ricreazione in evidente stato di ebbrezza e giunge con passo sghembo sino al banco. L'alunno Vincenzo lancia palline di carta bavose con una fionda rudimentale ma efficace. L'alunno Ilario. È pericoloso per l'incolumità della classe siamo un po tutti ilario vi mando un carissimo abbraccio spero che questo viaggio vi sia interessato sia stato utile ci vediamo al prossimo video buona giornata a tutti